visto che tra pochissime ore usciranno tutte le offerte del Black Friday su Frederick Store e Paradosso Temporale sarà scontato, ho detto, perché non ci apriamo qualche bustina? Dopotutto dobbiamo ancora completare questo set, che ricordo ha rivoluzionato completamente la fisionomia delle carte Pokémon, con i Pokémon tempo passato e tempo futuro. Ehi, ne dobbiamo ancora trovare due in particolare, eh? Eroe Ferreo e Luna Ruggente ex Alternative Art sono le carte più ricercate del set. E noi dobbiamo ancora aggiungere alla nostra collezione. E quindi, cosa aspettiamo? Sbustiamo! E voi ricordo che potete fare degli acquisti veramente ottimi, non solo per il Black Friday, ma proprio in vista del Natale. Infatti dal 24 al 26 novembre su Frederick Store sarà attivo uno sconto gigante su tantissimi articoli del nostro catalogo. Vi consiglio questa sera di controllare la sezione Black Friday, che sarà attiva a mezzanotte, perché vi lasceremo a bocca aperta. Buona visione! Oggi allenatori abbiamo letteralmente una quindicina di bustine. Speriamo di essere fortunati. Io ne ho già aperte parecchie in questi giorni, ma niente. L'altro giorno ho fatto un video, nemmeno ve l'ho voluto pubblicare perché non avevo trovato niente. E se questo lo state vedendo è perché effettivamente qualcosa di carino è uscito. Octillery, Mantello, Ambipom, Bambola Snorlax, Charchadet. Partiamo benissimo con questo Mantike. Bellissima illustrazione che mi ricorda un po' il film Atalantide, ve lo ricordate? E Morpeko, molto bene. Era un film che io adoravo da bambino, quasi quasi lo riguardo. Tra l'altro, come promesso nel precedente episodio di spacchettamento, ho selezionato per voi alcuni commenti che leggerò in questo video, ok? Sono principalmente domande, voi potete lasciarmele sempre qua sotto nei commenti, io in ogni video risponderò sempre a qualcuna, quindi appena ho un momento rispondo sempre a qualche domanda, sempre in pochi secondi, eh? Questo mi serve anche per interagire un po' di più con voi, visto che di live nell'ultimo anno ne ho fatte veramente poche. Un Porygon Z veramente spostato a destra, porca miseria, guardate qui. E la prima domanda di oggi ce la fa Marco Vitale, che ci chiede: Fede, una curiosità da uno che non se ne intende di questo mondo. Continua con: tu collezioni tutte le carte? La sto leggendo proprio qui davanti a voi. Di tutte le edizioni o scegli di trascurarne alcune? Io da sempre, ormai dagli ultimi 15 anni, colleziono sempre tutti i set italiani usciti, completi, questo sempre. E ovviamente li tengo con una certa cura, quindi album, con sleeve, le sleeve molto particolari che si chiamano Pro Gloss e le potete trovare anche su Frederick Store. Adesso ve le mostro perché ce l'avevo proprio qui di fianco, perché appena trovo una carta rara ce la metto sempre dentro. Klaufk e questo Latios. Ma tutte spostate a destra, ma che è? Io per i miei album uso queste Pro Gloss e come vedete ci stanno veramente bene sulle carte e sono super resistenti. Se io faccio così, ok, la carta non si danneggia perché hanno dei bordi molto resistenti, quindi anche se dovessero cascare sono salve. Quindi allenatori, lasciatemi qualche commentino qua sotto che risponderò sempre a qualche altra domanda in questi episodi di spacchettamento. Mi fa super piacere farlo e ho sbagliato il trick, è a uno. Scusate ragazzi se me la sto prendendo così con calma, ma abbiamo appena finito di sistemare lo stand della Games Week, perché ricordo che dal 23, no in realtà dal 24, dettagli, dal 24 al 26 novembre saremo proprio alla Games Week, allo stand Frederick Store. Venite a trovarmi perché, insomma, è una gran figata, ok? Sarò allo stand Frederick Store situato nel padiglione 11 nell'area Japan tutti i giorni, venerdì, sabato e domenica, da mezzogiorno alle ore 18. Venite a trovarmi. Io non vedo l'ora che inizi questa Games Week, mamma mia. Mamma mia ragazzi, io non vedo l'ora. L'adoro, non ci posso fare niente. È la mia fiera preferita in assoluto. Thundermaus, ma concentriamoci su questo spacchettamento prima di passare al prossimo commento e chiacchierare. Alirasenti, Wiglet e... Oh!
Ma che bella! No, vabbè ragazzi, stupenda! E Spatra! Wow! Tra l'altro mi sa che ho beccato proprio i pacchetti sfortunati, perché tutto il bordo è spostato, guardate, o sulla destra o sulla sinistra, ma dimmi te, eh! Ma che bello questo Luna Ruggente, che spettacolo! È veramente una gran carta, eh! Veramente una gran carta. Nonostante io non adori particolarmente i Pokémon Paradosso, devo dire che ha il suo fascino, non credete? Veramente una grande pullata. Ecco, se devo rifarmi alla domanda di prima, sì, non importa se le carte siano decentrate o meno, per la mia collezione, come le trovo, ok? Perché quello che mi importa a me è il ricordo legato all'espansione. Tenete conto che quando avevo 16-17 anni ho convertito tutta la mia vecchia collezione di Yu-Gi-Oh! In Pokémon. No, vabbè ragazzi, io mi sento male. Io mi sento male. Wow! Wow! Ma stiamo scherzando? Doppia alternative art! Gold fuori di testa! Gold fuori di testa! Wow! Ma che spacchettamento sta uscendo fuori? Io ho paura. Ho veramente paura, cioè non devo farvi nemmeno mezzo taglio. Speriamo che non mi citofoni nessuno mentre sto spacchettando, perché poi nessuno mi crede. Oh! Bellissimo Golden Goax Alternative Art! Oddio, all'angolo sinistro un po' spizzato, ma fa niente. 100 bustine per trovare sto coso, ma vi rendete conto? E ancora non ho trovato eroe ferreo. Che figata! La carta che letteralmente vale oro. Oro, ragazzi. È impressionante. Impressionante. Ma io queste bustine ovviamente le ho prese a caso al Federic Store. Cioè, nel senso, sono andato là e le ho pescate a caso dal magazzino. E quindi, visto che un box non può pullare due alternative, oddio, rari casi magari sì, quindi le ho proprio prese e prese nel mucchione, quindi... Tanti box mischiati. E abbiamo anche questo Deoxys, sempre ovviamente spostato. E vabbè, Goldengo però non era spostato molto bene. Comunque, stavo dicendo, io praticamente ho convertito tutta la mia collezione di Yu-Gi-Oh! Perché ero un giocatore veramente accanito di Yu-Gi-Oh! E ai tempi le carte Pokémon costavano meno delle Yu-Gi. E quindi cosa ho fatto? Dando via tutta la mia collezione di Yu-Gi, sono riuscito a riprendere praticamente tutti i primi set in prima edizione e non. Quindi già quando avevo 18-19 anni avevo completi fino ai 7X. Quindi purtroppo le condizioni non erano delle migliori, vi dico la verità. Madonna ragazzi, ma oggi cosa sta succedendo? Ma che sta succedendo? Falena, dai! Le condizioni non erano delle migliori, quindi alcune carte le ho sostituite nel tempo. Alcune ancora mi mancano, come per esempio alcune prime edizioni mint di Neo Destiny, ma parliamo veramente di carte eccezionali. Ecco qua, Falena Ferrea. Wow. Invece, da quando ho aperto il Federic Store è decisamente più facile finire i set, perché per forza di cose quando mi manca qualche carta la vado a prendere dal mio magazzino e dico amen, o non la trovo, me la aggiungo in collezione e va bene lo stesso. Purloin, Mienfo, Ferrosid, Gibble. Andiamo ragazzi, che oggi ci sta andando veramente di lusso. E alcune sono storte, altre meno ragazzi, non so. La cosa divertente è che se fosse stato un box intero, tutto il lotto sarebbe stato fallato. In questo caso, essendo tutte bustine mix, soltanto alcune sono fallate, come vedete, e altre meno. Quindi, ecco, vedete, questa energia per esempio non è storta, quindi questa viene addirittura da un altro box. E vabbè, ci sta. Fuecoco, Tulipa, Dondoso, Garbodor, Knuckly, Contrachiappa Pokémon e questo Volcanion. Anch'esso un po' storto, beh, credo che sia proprio la partita. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate. Lasciate un bel mi piace perché ho tantissimi altri despacchettamenti da portarvi qui. E poi ricordo Black Friday questa sera. Ok, 24, 25 e 26 novembre su Federic Store. Ci saranno degli sconti veramente pazzi. Comunque, doppia alternative art. Io direi che mi posso accontentare,
Direi che per oggi, ragazzi, non mi lamento, anche perché sono due carte incredibili. Vi immaginate se pullo anche eroe ferreo? Sarebbe assurdo, però attenzione, ragazzi, qua. No, eh. Ah, ok. Mica ansia. Dai. Dovremmo essere a circa 15 bustine. Alcune ve le ho tagliate perché non ho trovato niente, di niente. Quindi sto andando proprio a spacchettare a rotta di collo, ragazzi. Proprio senza pensarci. Vai. Tatsugiri, Pansir, Mieshao. Ok, Manoferra X. Stonks questa, eh. Anche perché anche questa non l'avevamo trovata, quindi altra carta che si aggiunge in collezione. E non è storta, ragazzi, non è storta. Forse è giusto un pochettino, ma niente di che. Ultima bustina, ragazzi. Dopodiché ci salutiamo. Vediamo un po' se ci fa pullare qualcos'altro oppure no. Nel caso, io per oggi vi ho detto tutto. E vi leggerei anche un altro commentino da parte di Damiano Casagrande 6358, che mi chiede: ritornerà la serie a Federic regalano cose? Beh, Damiano, ovviamente sì. No, aspetta. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? No, questa cosa, ragazzi, non... Questa cosa non è mai... Mai vera! Mai vera! 15 bustine! 15? 14? Non lo so, ho perso il conto. Forse saremo anche arrivati a 20, non ne ho idea, ma... Io non so veramente cosa dire, ragazzi. Sono sconvolto. E... Ho anche paura a pubblicarvi questo video, perché so già i commenti delle persone che diranno: non è vero, vedi che non è vero. Io giuro, vi lascio proprio ogni singolo frame del video per farvi vedere che ragazzi, è assurda questa cosa. Questa cosa è veramente, veramente assurda. E penso che non mi sia mai capitata. O forse mi ricordo che una volta trovai 3 Charizard lucenti di Pokémon Go, forse era in un unico video. Roba folle anche quella. Però statisticamente questo è veramente assurdo, eh. Tante sono state le carte che ho pullato nel corso della mia storia sul web, ma una roba del genere, raga, io non l'ho mai vista. E tra l'altro non ho manco risposto al commento di Damiano. Perdonami Damiano, perdonami. Wow. A Federic regalano cose e sicuramente tornerà già dai primi di dicembre, grazie alla serie Shorts. Saranno dei mini video dove aprirò sempre, ogni giorno, qualche vostro regalino. E ovviamente in formato gigante, qualche video grosso tornerà da inizio anno, ok? Partiamo con gli Shorts e poi ci adattiamo ai video come una volta. Un bacione grande Damiano, un bacione grande anche a tutti quegli altri che mi lasceranno nei commenti qua sotto. E ci vediamo al prossimo video e per chi verrà alla Mila Games Week e stasera per il Black Friday sul Federic Store. Ciao allenatori, io comunque stento ancora a crederci.